Ciao, in questo video parleremo dello stato nei componenti di React. Se non ti sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo cliccando sul bottone iscriviti e selezionando la campanellina per restare sempre aggiornato sulle ultime novità del canale. Questo video fa parte di una serie, trovi il link in descrizione. Se vuoi vedere l'ultimo video della serie, trovi qua sopra la card a cui dove puoi seguire il link. Iniziamo subito con la nostra lezione. Allora, lo stato dei componenti di React. Ogni componente di React può avere uno stato. Uno stato cos'è? È un insieme di variabili che, quando verrà modificato, andrà a causare un ridisegno, un rendering nuovo del componente. Abbiamo già visto che il render è fatto appunto chiamato la funzione render, quindi vuol dire che aggiornare lo stato vuol dire richiamare il metodo render su quel componente e su tutti i suoi sottocomponenti, se dovesse servire. Di questo si occupa poi React. Allora, immaginiamo adesso la nostra applicazione, che è quella su cui stiamo lavorando, di avere un contatore, qua ho aggiunto già dei pezzettini. Ci servirà una variabile counter che farà parte del nostro stato. Allora, vediamo prima come definire lo stato. Nel costruttore andiamo a definire lo stato, quindi constructor. Dobbiamo chiamare super, così che effettivamente viene creato un componente. A questo punto possiamo dire this.state uguale a, creiamo una variabile counter e gli diamo il valore 0. Siccome noi vogliamo utilizzarla poi qua all'interno, allora un utilizzo banale è quello di scrivere this.state.counter. Se io vado a mostrare, a vedere a video, infatti ho contatore 0. Sì, certo che avere, diciamo, la parte return, la parte JSX che viene ritornata più pulita possibile è una cosa abbastanza auspicabile. Vediamo come fare quindi a recuperare counter in modo più consono. Const, destructuring, come al solito, counter. Dove sta? Sta dentro a this.state. Quindi vuol dire che noi abbiamo una variabile counter che ha il valore di this.state.counter, questo è il significato di questa riga. Vi ricordo qua sopra c'è la corrispondenza tra titolo con le graffe e uguale a this.props e la dichiarazione classica in JavaScript vecchio stile, diciamo. Quindi qua ho a disposizione una variabile counter, posso accedermi. Questo mi consente di qua recupero il valore di counter da state e qua visualizzo counter. Se andiamo a vedere, infatti, ho fatto solo un refactoring, non ho cambiato le funzionalità della mia applicazione. Adesso andiamo a modificare lo stato. Per modificare lo stato, come facciamo? Ci servirà un bottone per incrementare il contatore. Quindi qua sotto o sopra, adesso vediamo, facciamolo sopra. Sopra mettiamo un button. All'interno diciamo un titolo tipo incrementa contatore. Allora il button dovrà generare un evento, quindi quando faccio clic sul bottone dovrà generare un evento e chiamare un metodo. Vediamo quindi come fare a dichiarare i metodi. On click. Gli eventi HTML in JSX sono fatti come on e in maiuscola, in camel case poi il nome dell'evento. Vedete, c'è on double click, on click capture, on double click capture. Quindi bisogna tenere presente che non sono on click tutto minuscolo come è il nome dell'evento del DOM HTML. Qui dovrò passare un'espressione JavaScript, passo proprio una funzione e vi spiego perché. Ogni evento scatena una funzione che ha un parametro, che è l'evento inteso come dove si è fatto clic, chi ha fatto clic e una serie di altre informazioni. Io chiamerò il metodo, che devo ancora scrivere, lo chiamo increment. Lo chiamo senza parametri perché tanto a me di event non mi interessa nulla. Se volessi passare event, basterebbe passarlo qua. Questa chiamata fa anche un'altra cosa, fa sì che dentro agli incrementi io possa utilizzare this, e per noi è fondamentale, vediamo subito il perché. Quindi tutte le volte che io chiamo un metodo in questo modo, sono
sicuro del fatto che io possa chiamare all'interno del metodo increment, del metodo che ho dichiarato, metodi tipo dis.punto, altrimenti non posso farlo, quindi è fondamentale fare questo tipo di chiamata. Quindi dis.uso la funzione setState. SetState, quindi reimposto lo stato, dico che il contatore, che valore avrà? Beh, quello che aveva prima, dis.state.counter, più 1, incrementato di 1. Possiamo provare il nostro codice. Se clicco su incrementa, vedete che rifà il rendering della parte che si preoccupa di gestire l'incremento. In realtà fa il rendering di tutto, di tutta app, perché il contatore sta all'interno di app. Quindi succede che quando clicco sull'on click, lui prende l'evento, chiama increment, all'interno di increment aggiorna il contatore. Set state è l'unico modo che abbiamo, che dobbiamo utilizzare per andare a modificare lo stato di un componente, perché setState in automatico chiama il rendering del componente e dei suoi sottocomponenti. Questo ci può tornare molto utile perché ovviamente gestisce l'applicazione in modo organico, quindi non possiamo mai andare a modificare lo stato a mano, usiamo sempre la variabile e la funzione setState. Con questo è tutto. E vi lascio al prossimo video dove poi vedremo come fare a gestire in modo un po' diverso, quindi spezzando e mettendo il componente che fa il contatore in un componente separato rispetto ad app. Grazie a tutti e a presto!